Sono Leopoldo Angrisani, ordinario di misure elettriche ed elettroniche e attualmente direttore del CESMA, che è Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell'Università di Napoli Federico II. Il CESMA rappresenta in questo momento una rete di grandi laboratori su cui l'Ateneo ha voluto scommettere per soprattutto dare forza alla sua terza missione, ovvero al supporto al territorio, non solo da un punto di vista imprenditoriale, quindi per supporto a piccole, medie e grandi imprese, ma anche, diciamo, supporto di tipo sociale ed economico. Questa rete di laboratori è collocata nel complesso universitario San Giovanni, il nuovo complesso della Federico II, nato nella zona est di Napoli, che in questo momento ha anche un ruolo molto importante di valorizzazione del territorio e di riqualificazione urbana. All'interno dello stesso complesso sono presenti anche numerose iniziative a cui Federico II ha dato vita in questi anni, tra cui diciamo, le grandi academy con player di livello internazionale e anche la didattica tradizionale. Ricordiamo infatti che nello stesso complesso è presente circa un terzo della nostra didattica di ingegneria, notoriamente, storicamente, presente invece nella parte ovest. Il tema dell'Internet of Things di cui ci siamo occupati è uno dei temi, a mio avviso, il principale, che caratterizza lo spettro di quelle che sono definite tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0. L'Internet of Things nasce dall'esigenza di consentire anche ad oggetti, cose e non solo persone, la possibilità di avere una connessione continua, ubiqua e soprattutto mobile. Grazie a questa connettività, le cose sono, a questo punto, diventano capaci di trasferire dati in qualunque momento e in qualunque posizione. A chi e a cosa? Dati che vengono inviati a, per esempio, postazioni centrali destinate a raccogliere questi dati, ad elaborarne e, per esempio, a prendere delle decisioni, o anche a persone che magari sono preposte a, per esempio, ispezionare o a monitorare determinati ambienti. Questa tecnologia ha consentito, per esempio, di allargare lo spettro delle informazioni che possiamo reperire dagli oggetti anche di natura che noi viviamo quotidianamente, che noi utilizziamo quotidianamente, per fare in modo che, diciamo, si possa avere una investigazione sicuramente più forte, più invasiva e soprattutto più distribuita di tutto ciò che ci riguarda. Quindi, per esempio, se ci poniamo all'interno di un contesto quotidiano come può essere il nostro domicilio, possiamo, grazie all'Internet of Things, vedere che tutta una serie di elettrodomestici che caratterizzano la nostra vita possono non solo avere la possibilità di connettersi ad Internet come normalmente facciamo noi umani, ma anche hanno la possibilità di trasferire a postazioni centrali o anche ad esseri umani una serie di informazioni sul loro stato, la possibilità di interazione con gli altri, su informazioni per esempio che possono tirare fuori dall'ambiente circostante, sulle possibilità, su come è andata l'interazione con altri dispositivi che sono nelle loro vicinanze. Quindi, diciamo, grazie a questa tecnologia possiamo avere a disposizione in tempi molto limitati e anche in maniera molto distribuita una serie di informazioni che altrimenti non avremmo a disposizione e grazie alle quali possiamo prendere delle decisioni in tempo quasi reale in qualunque posto noi ci possiamo trovare. La differenza
sta esattamente nel termine industrial di Internet of Things, perché le specifiche che si richiede a questa tecnologia applicata a cose generiche sono diverse rispetto alle specifiche che vengono richieste quando questa tecnologia viene calata in ambito industriale. Più l'ambito industriale diventa particolarmente diciamo denso di attività, diciamo, dispositivi che possono creare interferenza alle comunicazioni dovute all'Internet of Things, di materiali che possono in un certo modo creare degli ostacoli a queste comunicazioni, a questo trasferimento dei dati, più diventa necessario spingere sulle prestazioni della tecnologia affinché queste garantiscano poi le stesse prestazioni che vengono garantite invece in ambienti non industriali. Quindi possiamo dire che l'Industrial Internet of Things è una particolare branca dell'Internet of Things dedicato squisitamente a calare la tecnologia in ambito industriale. Allora, se di limiti veramente possiamo parlare, dobbiamo rivolgerci alla disponibilità di grandi quantità di dati. Cioè il limite può essere sicuramente quello di non essere poi sufficientemente capaci, una volta che la tecnologia è in uso, di gestire la mole di dati che potrebbe essere ricavata grazie all'uso dell'Internet of Things. Questo certamente è un limite. Altro limite importante è quello di cui oggi si parla moltissimo come termine generico di cyber security. Altro termine è: nel momento in cui i dati transitano lungo la rete da un dispositivo all'altro, c'è un problema di vulnerabilità e di sicurezza degli stessi, che diventa sempre più pregnante man mano che la qualità di quella informazione è elevata. E soprattutto la sensibilità di quei dati è elevata. Quindi questo è uno scenario su cui si sta, diciamo, oggi lavorando moltissimo, e certamente limita l'uso di questa tecnologia ad applicazioni che magari non hanno necessità o non sono caratterizzate da una elevata sensibilità e un elevata valore o elevata qualità che noi attribuiamo a quei dati. Al momento quindi l'Internet of Things viene utilizzato spessissimo, soprattutto però quando l'informazione è tale che, se carpita, non si pensa possa portare effetti negativi sul sistema da cui queste informazioni provengono. Si sta invece lavorando moltissimo per fare in modo che ci sia sicurezza nelle trasmissioni e quindi possa la tecnologia essere utilizzata anche per applicazioni estremamente sensibili. Altro limite è ovviamente la pervasività che la tecnologia può avere nella vita di tutti i giorni. Noi siamo abituati a certi stili di vita e, diciamo, siamo abituati anche ad avere giustamente consapevolezza di scelte fatte in totale indipendenza. Questo aspetto viene messo in discussione in alcuni paesi dove il paradigma smart city è abbastanza avanzato e dove c'è una grande pervasività della tecnologia, in cui magari le persone stanno cominciando ad accorgersi che la troppa dipendenza dalla tecnologia può limitare le loro scelte e quindi in un certo modo può incrinare la soglia dell'indipendenza a cui noi siamo abituati. Allora, i vantaggi che può apportare soprattutto, diciamo, la capacità della tecnologia di essere facilmente utilizzabile è certamente sprone per la sua invasività. Quindi io penso che, diciamo, veramente in breve tempo questa tecnologia toccherà, diciamo, arriverà a livelli di pervasività molto elevati, quindi toccherà molti aspetti della nostra vita quotidiana. Però con i limiti che, diciamo, abbiamo detto precedentemente, dobbiamo farne un uso consapevole. Essere poi, diciamo, fare in modo che la pervasività si traduca in una schiavitù rispetto alla tecnologia, è un rischio assolutamente possibile, ma dobbiamo fare in modo che sia quanto più mitigato, diciamo, possibile. E quali sono i principali ambiti di applicazione attualmente?
Allora, sono veramente svariati, sono veramente svariati. L'esempio che vi ho fatto prima della domotica, quindi all'interno delle abitazioni, è certamente uno dei tanti, ma in ambito industriale si sta veramente diffondendo moltissimo, non solo, ma anche per esempio in ambito di monitoraggio, non solo monitoraggio in ambienti chiusi, ma soprattutto monitoraggio di ambienti e territori, cioè avere la possibilità di disseminare sensori. Con diciamo senza necessità di cablaggio, magari ognuno viva e di vita propria grazie a delle batterie che porta a bordo e a dei moduli di trasmissione wireless, è veramente qualcosa diciamo di grande, che ha forte attrattività nelle applicazioni, e quindi questo sicuramente diciamo sarà uno degli aspetti, sarà una delle applicazioni su cui troveremo certamente maggiore diffusione di questa tecnologia, ed è a mio avviso sicuramente molto importante questo aspetto. Diciamo, visto il nostro tessuto imprenditoriale, quali impatti va a avere sulle micro, piccole e medie imprese? Allora, io penso, ovviamente non è un'idea personale, ma è un'idea che ci raccolgo dai risultati che sto osservando e dai trend che si stanno avendo. L'impatto che la tecnologia può avere sui processi produttivi è importante, tant'è vero che non a caso quindi c'è tutto il percorso che viene chiamato Industria 4.0, cominciato ormai da anni or sono, e che ha spinto anche diciamo numerose aziende ad investire in questa direzione, perché hanno capito che grazie a queste tecnologie potevano avere un passo competitivo. Non averle queste tecnologie significa rimanere un passo indietro, e questo in un mercato internazionale non è possibile. Quindi diciamo i benefici sono sicuramente presenti, sono sicuramente certi, ma non lo stabilisce uno a priori, semplicemente è il mercato che determina certi flussi e certi trend. Quindi in questo momento è il mercato che sta dicendo che grazie a queste tecnologie si fanno dei passi avanti in termini di competitività. La diffidenza sta nelle piccole e micro imprese, soprattutto quelle a livello artigianale, diciamo quelle che magari fanno della tradizione un loro punto di forza. Qui c'è il famoso slogan che l'innovazione deve incontrare la tradizione. Ovviamente questo processo, soprattutto appunto in ambienti in cui la tradizione ha un peso fortissimo, deve essere graduale, non può essere diciamo dirompente. Quindi diciamo, è quello che normalmente viene suggerito anche dai programmi ministeriali in tutte le azioni di miglioramento e di avvicinamento di queste imprese alle tecnologie, ovvero il processo è graduale, ci deve essere prima una valutazione, chiamiamola di assessment o quello che viene definito livello di maturità digitale, grazie a degli esperti che dovrebbero affiancare diciamo, gli imprenditori, soprattutto piccoli e micro, per fare in modo da capire qual è il livello a cui sta la propria azienda in termini di maturità digitale, e soprattutto formarli, cioè renderli edotti del fatto che grazie a queste tecnologie è possibile fare dei passi avanti in termini di competitività e innovazione dei loro processi, che però non pregiudicano l'aspetto soprattutto della tradizione su cui loro sono molto forti e che ritengono essere prioritario e deve rimanere prioritario. Però il messaggio che deve passare è che non viene scalfita la tradizione dall'introduzione della tecnologia, anzi la tradizione viene addirittura migliorata e viene addirittura potenziata. Ovviamente questo, ripeto, deve essere fatto da persone che affiancano diciamo gli addetti ai lavori, con magari facendo vedere dei casi studio già svolti, degli esercizi già sviluppati per i quali magari in settori non gli stessi ma analoghi sono stati raggiunti risultati positivi, e che magari consentono loro di toccare con mano che se fanno un certo tipo di passo può essere che gli stessi risultati possono arrivare anche dal lato loro. Dopodiché, una volta che queste persone hanno
capito, hanno ragionato, hanno finalmente, diciamo, sono finalmente convinte di poter fare un certo passo, ci vogliono degli esperti tecnologi, diciamo, di grande professionalità che devono intervenire e grazie a loro poi portare avanti il processo e quindi portare avanti magari l'introduzione delle stesse con l'innovazione. Quindi uno suggerimento che posso dare, eccetera, bisogna evitare gli avventori, bisogna evitare persone poco preparate, bisogna sicuramente fare delle azioni strutturate con persone molto competenti, capaci di rispettare e di saper interloquire pari a pari con, diciamo, la persona che ci trova davanti, soprattutto chi ha in mano un certo know-how e non vuole perderlo, perché giustamente su quel know-how fonda la sua economia e la sua sussistenza, e con, soprattutto con casi sviluppati, esercizi svolti e poca teoria, ma soprattutto molta pratica, far vedere che si possono fare dei passi importanti avendo dei benefici. Certamente, certamente, può esistere, anche perché, come dicevo prima, diciamo, la tecnologia deve essere a servizio della, diciamo, della cultura, delle tradizioni, non può essere dirompente rispetto a loro, deve innestarsi nella cultura preesistente e fare in modo che questa non tradisca le proprie origini, le proprie tradizioni, ma faccia un salto in termini di competitività. Quindi certamente può esistere una faccia mediterranea dell'innovazione, grazie alla, diciamo, nel senso che queste tecnologie possono essere tranquillamente plasmate, modellate, affinché possano diventare parte importante di un processo che si qualifica essere mediterraneo, perché vengono plasmate, come dicevo prima, in relazione alle esigenze della cultura mediterranea, che sono esigenze diverse da una cultura asiatica o da una cultura, diciamo, nord settentrionale, oppure da una cultura di orientale. Sicuramente sì, le tecnologie non hanno colore, le tecnologie devono essere opportunamente modellate, plasmate e sagomate sulla base delle specifiche esigenze. Sì, allora, io, come già ho fatto in altre occasioni, mi esprimo anche questa volta in maniera molto positiva sul progetto e sugli esiti che il progetto ha, perché esattamente coincide con quanto ho affermato in precedenza, cioè bisogna creare dei profili professionali tali da poter non solo intercettare il fabbisogno di tecnologia verso, diciamo, che viene espresso dalle piccole e micro imprese, ma soprattutto prepararsi culturalmente, psicologicamente e anche in termini gergalici di linguaggio, per poter poi interloquire con le persone che necessitano di questo fabbisogno e fare in modo che loro non lo subiscano, anzi lo devono vedere come complemento rispetto alla propria attività, per fare in modo da far progredire la loro attività in maniera competitiva senza pregiudicare le caratteristiche che hanno. Quindi questo è il vero valore del progetto PID, cioè arrivare a figure professionali capaci di assorbire la cultura nella quale devono operare e avere i rudimenti tecnologici affinché possano capire come presentare la tecnologia alle persone in relazione alla loro specifica competenza, al loro specifico campo di azione. Questo è il cuore, a mio avviso, che il progetto PID deve portare avanti e secondo me ha tutta la forza per farlo.